A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione a questo webinar. Io sono la dottoressa Carlucci, sono una pneumologa e lavoro presso la pneumologia della Fondazione Maugeri di Pavia. Giusto un'informazione tecnica prima di iniziare. Sarà possibile effettuare delle domande scrivendole nell'apposito riquadro. Le risposte tuttavia saranno fornite successivamente nei prossimi giorni via mail. L'argomento di questo webinar è la ventilazione meccanica non invasiva nel paziente adulto. Come tutti sapete, per ventilazione non invasiva si intende l'utilizzo di una ventilazione meccanica attraverso un'interfaccia che appunto permette comunque un approccio alle alte vie aeree non invasivo. Quello che è fondamentalmente l'effetto della ventilazione meccanica è stato descritto molti anni fa da Martin Tobin, e l'obiettivo è quello appunto di ridurre il lavoro respiratorio e in qualche modo di trattare quella che è l'ipossemia dovuta ad un problema polmonare. E a questo punto vale la pena fondamentalmente dividere in maniera abbastanza semplicistica forse, l'insufficienza respiratoria in due gruppi fondamentali. Da una parte l'insufficienza respiratoria ipossemica, normocapnica o ipocapnica, che si genera laddove c'è spesso un problema acuto de novo sul polmone, quindi dovuta ad un mismatch o la presenza di shunt o alterazioni della diffusione. Dall'altra parte invece l'insufficienza respiratoria ipossemica, ipercapnica, laddove uno dei principali problemi è l'ipoventilazione alveolare dovuto ad un problema di pompa. Considereremo l'applicazione della ventilazione non invasiva in questi due grossi gruppi, quindi partiamo dall'ipoventilazione alveolare ed insufficienza di pompa. Possiamo semplificare le funzioni fondamentali del sistema respiratorio suddividendole in scambi gassosi, e quindi prevalentemente ciò che avviene a livello del parenchima polmonare, e funzione di pompa, che invece quella in qualche modo assicurata soprattutto dal muscolo diaframma. Ed in un soggetto normale la forza dei muscoli respiratori del diaframma in particolare è tale per cui per vincere il carico elastico e resistivo di un sistema respiratorio normale e generare un volume corrente adeguato, in realtà lo sforzo impiegato è pari circa al 5% della forza massimale dei muscoli respiratori. Laddove abbiamo una patologia cronica, e la patologia principe che consideriamo in queste forme la BPCO, l'aumentato carico elastico e carico resistivo presenti cronicamente in questi pazienti in maniera più o meno importante, fa sì che normalmente il paziente è costretto a in qualche modo implicare i muscoli respiratori in una maniera più importante. In generale, quello che è noto è che quando lo sforzo per ogni singolo atto respiratorio, quindi per generare ogni singolo volume corrente, raggiunge il 40% della forza massimale, in realtà questo tipo di pattern non è sostenibile a lungo. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che il paziente è costretto in qualche modo a ridurre i volumi polmonari. Quindi il concetto di bilancia tra forza e carico, in caso di riacutizzazione dovuta a qualsiasi problematica, dalla riacutizzazione, infezione delle alte vie, alla polmonite, all'edema polmonare, all'embolia polmonare, l'incremento del carico elastico e resistivo in un certo qual senso diventa insostenibile dallo sforzo possibile del muscolo respiratorio. In questo modo il pattern respiratorio cambia in maniera significativa, e come vedete rispetto ad un pattern a volumi correnti più elevati e tempo totale respiratorio più lungo, diventa un pattern caratterizzato da respiri più piccoli, superficiali e più brevi.
con frequenze respiratorie più elevate. Qual è l'immediata conseguenza? L'immediata conseguenza è l'incremento della PCO2 arteriosa e questo deriva fondamentalmente dall'equazione dell'area alveolare. Equazione dell'area alveolare che ci dice che la PCO2 è inversamente proporzionale alla ventilazione alveolare. Se il paziente inizia a fare dei respiri più piccoli e più rapidi, si riduce in maniera significativa la ventilazione alveolare, aumenta la PCO2. Tutto questo possiamo misurarlo in una maniera, tra virgolette, invasiva, utilizzando dei sondini gastrico ed esofageo che, connessi ad un trasduttore di pressione, ci permettono di misurare la pressione intrapleurica rispettivamente e la pressione gastrica, e la differenza tra la pressione gastrica e la pressione intrapleurica altro non è che espressione dello sforzo del diaframma. Quindi, come vedete qui, la pressione esofagea, espressione dello sforzo dei muscoli inspiratori in toto, e la pressione transdiaframmatica, espressione dello sforzo del diaframma. E ciò che avviene in ventilazione è essenzialmente che i muscoli respiratori in qualche modo vengono sostenuti dall'applicazione di una pressione positiva alla bocca e di conseguenza lo sforzo, che vedete qui rappresentato dalla pressione esofagea e transdiaframmatica, si riduce in maniera drastica. Questa riduzione è proporzionale alla pressione applicata, quindi alla pressione di supporto. Quindi principale scopo in questa categoria di pazienti è supplire il muscolo respiratorio riducendone lo sforzo e cercando di mantenere un'adeguata ventilazione alveolare, come vedete dai flussi generati. Uno studio fisiologico che risale ormai a una decina di anni fa mette in evidenza come la capacità della ventilazione non invasiva di ridurre lo sforzo rispetto al respiro spontaneo, che è questo quadrante in blu, è pari a quello della ventilazione invasiva. Quindi da un punto di vista meccanico la ventilazione non invasiva funziona assolutamente come la ventilazione invasiva. Queste sono le recentissime linee guida pubblicate sull'applicazione della ventilazione non invasiva nell'insufficienza respiratoria acuta in generale, laddove appunto è stata raccolta tutta la letteratura in base al numero, la tipologia dei lavori, soprattutto i randomizzati controllati, ci si è espressi con delle evidenze e, come vedete, l'insufficienza respiratoria ipercapnica nell'esacerbazione del BPCO ha una fortissima evidenza di efficacia. La non invasiva, in quella che è l'escalation di terapia nella insufficienza respiratoria acuta ipercapnica, la non invasiva si può inserire precocemente come alternativa all'ossigenoterapia terapia farmacologica standard, oppure in una fase anche più avanzata. Precocemente la letteratura è ampiamente concorde nel dire che rispetto all'ossigenoterapia nel paziente che ha un pH inferiore a 7,34 funziona in maniera assolutamente efficace nel ridurre il tasso di intubazioni endotracheali. Due studi soltanto sono negativi, ma sono due studi nei quali sono stati arruolati pazienti non gravi, come vedete 7,34 di pH, pazienti che vanno bene anche con la terapia medica. E appunto la ventilazione non invasiva, sempre in questa categoria di pazienti, è in grado di ridurre in maniera significativa anche la mortalità ospedaliera. Ma ciò che è interessante è anche la significativa riduzione delle complicanze, che, come mette in evidenza questo studio retrospettivo, in realtà effettivamente riguarda non soltanto le polmoniti nosocomiali come ci aspetteremmo, ma riguarda un po' tutte le infezioni, infezioni del tratto urinario, infezioni legate al catetere. Questo stesso studio metteva in evidenza come in una terapia intensiva della Francia l'incremento progressivo dell'utilizzo negli anni della ventilazione non invasiva aveva portato proprio ad una riduzione progressiva e significativa
in generale delle infezioni nosocomiali. Questo è dovuto al fatto che un paziente approcciato con la ventilazione non invasiva ha un approccio generale più non invasivo, quindi non solo non intubato, non sedato, spesso non necessario il posizionamento di un catetere venoso centrale o anche di un catetere vescicale. Quindi in questi pazienti sicuramente il beneficio è molto importante sulla riduzione del tasso di intubazione dei ricoveri in terapia intensiva e delle infezioni nosocomiali, che significa naturalmente un risparmio da un punto di vista economico notevole. Ma come dicevo prima, la ventilazione non invasiva nell'insufficienza respiratoria acuta e riacutizzazione del BPCO ha un ruolo importante anche in alternativa all'intubazione, quindi parliamo del paziente più severo. Questo è uno dei primi studi retrospettivi, quindi non prospettici, non randomizzato, ma che mette in evidenza come pazienti con acidosi severa, 7-18, trattati con la ventilazione non invasiva e comparati con un gruppo matchato per età, per gravità, trattato precedentemente in maniera invasiva, in realtà aveva degli outcome praticamente sovrapponibili a quelli appunto dei pazienti trattati invasivamente. Ciò che è importante sottolineare però è il tasso, il rischio di intubazione, che rispetto ai pazienti meno severi che abbiamo visto prima, in questo caso è significativamente più elevato, superiore al 60%. Quelli che sono i fattori predittivi del rischio di intubazione, che come abbiamo detto è comunque elevato, è sicuramente la gravità di base del paziente, espressa per esempio dalla PACI score, e la presenza naturalmente di complicanze settiche. Questo è uno studio in cui invece è stata comparata sempre con un gruppo storico l'efficacia della ventilazione non invasiva rispetto alla ventilazione invasiva nei pazienti che avevano sviluppato un'encefalopatia ipercapnica, quindi siamo più avanti anche nella gravità, non solo da un punto di vista di acidosi respiratoria, ma anche di impatto neurologico che questa acidosi e l'ipercapnia ha sul paziente stesso. E ancora una volta la ventilazione non invasiva è efficace nel migliorare molto rapidamente, come vedete dopo 2 ore, quello che è lo score di Kelly, lo score appunto di questa encefalopatia, ma soprattutto non c'è nessuna differenza in termini di mortalità ospedaliera tra i pazienti trattati non invasivamente e invasivamente. Ciò che colpisce ancora è che le complicanze, soprattutto infettive nosocomiali, sono significativamente più basse nel gruppo dei pazienti trattati non invasivamente. Rimane il fatto che, e questo lo ribadisco, il rischio di failure è molto alto. Alcuni anni fa, nonostante tutte queste forti evidenze dei lavori randomizzati, viene fuori uno studio epidemiologico che va a valutare quello che è l'andamento dell'utilizzo della non invasiva in alcune unità di terapia intensiva, ma soprattutto l'andamento della failure della non invasiva. E quello che aveva un po' sconvolto gli autori è che effettivamente il rischio di failure era aumentato negli anni. In realtà, e tutto questo in realtà aveva comportato anche un aumento dei costi, proprio perché i pazienti andavano incontro a intubazione e poi a ospedalizzazioni prolungate. L'interpretazione data dagli autori però effettivamente cerca di avvalorare quanto vi ho detto prima. La più alta mortalità negli ultimi anni verosimilmente è stata dovuta al fatto che ampio aumento dell'utilizzo della non invasiva in questi pazienti ha portato ad una scarsa selezione del paziente adeguato da trattare e soprattutto, seconda ipotesi, verosimilmente la ventilazione non invasiva è stata protratta per un tempo troppo prolungato nonostante evidenze forse già presenti di fallimento. Tutto questo porta a definire l'importanza di capire anche dove trattare questi pazienti. Questa figura mette in evidenza come
il rischio del failure della ventilazione non invasiva è proporzionale alla gravità del paziente, in questo caso la gravità dell'insufficienza respiratoria espressa come pH. Ne consegue un rischio di failure molto più elevato nei pazienti più gravi. Questi pazienti vanno trattati in ambienti monitorati, terapie intensive respiratorie e terapie intensive. Questa è appunto un'ipotesi di cautela e di indicazione degli ambienti dove trattare i pazienti, laddove in verde sono i pazienti più tranquilli e in rosso naturalmente i pazienti più severi, che sono stati rappresentati in base alla gravità dell'insufficienza respiratoria, alla frequenza respiratoria di partenza e alla severità della patologia sistemica di base. Cos'altro conta nel determinare il successo della ventilazione non invasiva? Alcuni anni fa, ormai tanti, una raccolta retrospettiva dei dati in pazienti trattati con la non invasiva nel reparto appunto della Fondazione Maugeri con il professor Nava, aveva messo in evidenza un dato strano. Inaspettatamente il rate of failure della ventilazione non invasiva rimaneva costante negli anni, come se in realtà sin da subito fosse stato raggiunto un tetto di successo e che il failure, la percentuale di failure non migliorabile dipendesse a questo punto esclusivamente dalla patologia di base. Ciò che era interessante è che questo rate of failure costante negli anni in realtà era mantenuto nonostante il peggioramento dei pazienti trattati. Quindi negli ultimi anni pazienti ben più gravi erano trattati con un rate di successo pari a quello degli anni precedenti dove erano stati trattati i pazienti meno gravi. Questa tabella definisce più o meno una cosa simile, dividendo quegli 8 anni che vi ho indicato in 2 gruppi. Primo periodo, i pazienti con i pazienti che andavano incontro di insuccesso della non invasiva avevano un pH medio 7,21, pari al pH dei pazienti che invece erano trattati con successo nel secondo periodo. Quindi questa è un'indicazione sicura comunque di un'acquisizione di un'expertise da parte appunto di tutto il team, che si esprime anche in questo andamento, cioè la percentuale crescente dei pazienti trattati nel reparto fuori dall'unità monitorata di terapia semintensiva con pH inferiore a 7,28. Quindi pazienti sempre più gravi sono stati trattati nel reparto. Come dicevo, tutto questo è espressione di un'expertise importante da parte del gruppo e questo è una delle chiavi assolutamente del successo. L'expertise si esprime anche nella capacità di individuare molto rapidamente quelle che sono le problematiche che possono portare all'insuccesso e tra queste fondamentale in questi pazienti è la presenza di asincronie, laddove per asincronie si intende assolutamente una incoordinazione tra quello che è lo sforzo del paziente e la pressurizzazione effettuata dalla macchina. Non sto qui a dirvi e classificarvi i vari tipi di asincronie, quello che mi preme dire è che la presenza di asincronie, soprattutto in numero significativo, dove in letteratura per numero significativo si intende più del 10% di asincronie presenti in una registrazione, correla con un notevole discomfort della ventilazione non invasiva. Ed il discomfort si è visto essere assolutamente correlato ad una più elevata percentuale di insuccesso della non invasiva. Quindi attenzione al monitoraggio e alla capacità di effettuare questo monitoraggio. Questo lavoro molto semplice pubblicato dal gruppo italiano capeggiato dal professor Nava in realtà metteva in evidenza proprio una cosa simile, andando a comparare il trattamento dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta ipercapnica con un ventilatore che mostrava le curve rispetto ad un ventilatore con un monitoraggio solo numerico. Come vedete, il paziente monitorato anche con un monitoraggio di curve e quindi sul quale si poteva intervenire rapidamente sulla correzione delle asincronie aveva un incremento molto più rapido, significativamente più rapido
del pH e riduzione significativamente più rapida della PCO2, oltre che una migliore tolleranza della ventilazione non invasiva. Quindi, per chiudere questo primo capitolo dell'applicazione della ventilazione non invasiva nell'insufficienza respiratoria acuta ipercapnica, possiamo dire che la non invasiva rappresenta sicuramente un gold standard, che se applicata precocemente, quindi non appena si sviluppa l'acidosi, pH inferiore a 7,34, riduce significativamente il tasso di intubazione, la mortalità e le complicanze infettive. Cautela, invece, è richiesta nel trattamento delle forme di acidosi più severa, quindi in pazienti con pH inferiore a 7,28 circa, sia pur riducendo le complicanze infettive e la durata della degenza rispetto all'intubazione, bisogna sempre considerare che il rischio di intubazione in questi pazienti più severi è più elevato. Quindi necessità di trattare questi pazienti in un ambiente monitorato, in un ambiente dove è possibile intervenire molto rapidamente e soprattutto passare eventualmente alla ventilazione invasiva. L'expertise è sicuramente una chiave per il successo della ventilazione, così come la corretta selezione del paziente e dell'ambiente in cui il paziente deve essere trattato, appunto, non invasivamente. Passiamo al secondo capitolo, invece, che è la possibile applicazione della ventilazione non invasiva nel paziente con insufficienza respiratoria puramente ipossiemica. Parliamo quindi di un problema esclusivamente localizzato a livello del polmone, che si esprime in termini di sviluppo di gravi turbe degli scambi gassosi, shunt e alterazione della diffusione, il paziente normo o tendenzialmente ipocapnico. Iniziamo a vedere se c'è un razionale, visto che in precedenza abbiamo parlato di una patologia dove era il muscolo implicato in prima battuta e la pressione di supporto in qualche modo che ne veniva in sostegno. In questo caso abbiamo un problema esclusivamente localizzato a livello polmonare, con possibilmente la formazione di consolidamenti, atelettasie, imbibizione alveolare. Tutto questo è responsabile di, appunto, alterazione degli scambi gassosi e di ipossemia ed una conseguente ridotta rilascio di ossigeno a livello periferico, ma questa alterazione polmonare è responsabile anche di un incremento del carico di lavoro. Che tipo di carico? Il carico elastico. Si riduce in maniera significativa la compliance del polmone, aumenta il lavoro respiratorio, aumenta il consumo di ossigeno da parte dei muscoli respiratori e anche questo contribuisce ulteriormente a ridurre l'oxygen delivery. Ma l'ipossemia stessa è causa di un ulteriore incremento, appunto per lo stimolo sui centri respiratori della ventilazione minuto, cosa che contribuisce ulteriormente ad aumentare il lavoro respiratorio. Comunque sia, questa tipologia di paziente può arrivare a sviluppare una failure, appunto, della pompa, quindi del muscolo respiratorio. La ventilazione non invasiva ha di conseguenza due importanti obiettivi: da una parte quella di cercare di migliorare gli scambi gassosi, dall'altra quella di sostenere la pompa, e questo è l'aspetto che abbiamo già visto nella patologia acuta su cronica. Come vengono migliorati gli scambi gassosi? L'applicazione di una semplice CPAP è in grado di possibilmente reclutare delle aree di mismatch, soprattutto di atelettasia, determinando un miglioramento del rapporto PF rispetto alla sola ossigenoterapia. Questo reclutamento è stato ampiamente dimostrato anche con studi TAC, come vedete in questo paziente che ha numerosi addensamenti che si riducono fino a scomparire praticamente del tutto. Non è sempre così, anzi, comunque si possono ridurre grazie all'applicazione di una pressione continua positiva, che è la pressione di CPAP. Tuttavia, questo elegante studio fisiologico effettuato dal gruppo di Créteil, capeggiato da Laurent Brochard, fa vedere come sul lavoro respiratorio, in questa
figura espressa come pressure time product, la pressione continua di CPAP è in grado di ridurre il lavoro respiratorio, ma è la pressione di supporto applicata sulla PIP, quindi pressione di supporto più PIP, che è in grado di ridurre ulteriormente e in maniera significativa il lavoro respiratorio. E questa riduzione correla con una riduzione significativa dello score di dispnea. Quindi in questi pazienti la CPAP o la PIP ha lo scopo di reclutare le aree che sono coinvolte appunto da processi atelettasici, e dall'altra parte però la pressione di supporto ha lo scopo di sostenere la pompa, che come abbiamo visto comunque è coinvolta in un incremento di lavoro respiratorio importante. Questo è uno dei primissimi studi effettuati da Antonelli nel 98, che metteva in evidenza come in termini di IPF la ventilazione non invasiva è in grado di migliorare gli scambi gassosi, così come effettivamente in grado di fare la ventilazione invasiva. Vista quindi un razionale veramente forte sull'applicazione della non invasiva anche nell'insufficienza respiratoria acuta ipossemica, vediamo quali sono gli studi clinici e che cosa ci dicono soprattutto gli studi clinici. Quello che sono le nuove linee guida sulla ventilazione non invasiva parlano chiaro. Nell'insufficienza respiratoria lung failure, dovuta a lung failure, non viene effettuata nessuna raccomandazione. E qual è il motivo? In realtà gli studi effettivamente vanno quasi tutti contro quella che è la possibile applicazione della ventilazione non invasiva, ma cerchiamo di capirne il motivo. In realtà parlare di insufficienza respiratoria ipossemica significa mettere sotto un unico ombrello, classificare sotto un unico ombrello tutta una serie di problematiche che possono essere notevolmente diverse tra loro. La presenza di addensamenti multipli e presenza di criteri di ARDS, la presenza di polmoniti, CAP, l'edema polmonare, l'embolia polmonare, sono patologie diversissime che pure portano comunque ad un'insufficienza respiratoria ipossemica. Questo studio retrospettivo, molto interessante, pubblicato da Domenighetti alcuni anni fa, metteva in evidenza come, se da una parte la ventilazione non invasiva era in grado di migliorare allo stesso modo la frequenza respiratoria ed il rapporto PF nei pazienti sia con edema polmonare che con polmonite acquisita in comunità, quindi stessa efficacia clinica, d'altra parte però il rate of failure nelle due patologie è significativamente diversa, laddove l'edema polmonare ha un rischio di failure molto basso, le polmoniti invece presentano, nonostante il miglioramento del PF, un rischio di failure molto più elevato. E questa review mette in evidenza come esiste, a parità di PF, esiste un rischio progressivamente crescente di failure, ma fino a triplicarsi, a partire da quella che è l'edema polmonare acuto, quindi l'ipossemia da edema polmonare acuto, a problematiche invece quali la polmonite o la RDS. Nell'ambito quindi di patologie responsabili di insufficienza respiratoria ipossemica, dobbiamo distinguere differenti popolazioni. Questa popolazione, cioè la popolazione che va incontro ad insufficienza respiratoria ipossemica dopo chirurgia, in particolare in questo lavoro dopo chirurgia addominale, è una popolazione che beneficia in maniera significativa dell'approccio ventilatorio non invasivo, sia con CPAP che con ventilazione bilevel, perché va incontro ad una riduzione significativa del rischio di intubazione, della degenza in terapia intensiva, delle complicanze settiche. In effetti, molti lavori randomizzati, controllati, sono stati prodotti nel paziente post-chirurgico, sia della chirurgia addominale che toracica, e le linee guida, appunto, sull'applicazione della non invasiva, parlano comunque di
una raccomandazione abbastanza forte nell'utilizzo della stessa in questa categoria di pazienti. Ancora più forte è l'evidenza nelle insufficienze respiratorie ipossemiche dovute ad edema polmonare. Questa è una meta-analisi che mette insieme alcuni lavori, ce ne sono stati poi ancora altri, ma come vedete sia CPAP che B-level riducono rispetto alla sola ossigenoterapia in maniera significativa il rischio di intubazione e il rischio di mortalità. E ne consegue una raccomandazione molto forte nell'utilizzo della ventilazione non invasiva, intesa come CPAP o B-level, nell'edema polmonare acuto. Ma vediamo invece quelle categorie che abbiamo detto essere più a rischio di failure, RDS e polmonite. Questo relativamente più recente lavoro ha classificato il rischio di failure della ventilazione non invasiva in i tre livelli di RDS definiti secondo la nuova definizione di Berlino. Quindi sapete che non esiste più l'acute lung injury, ma esiste un RDS lieve, moderato e severo in rapporto al PF. E come vedete, in realtà la ventilazione non invasiva è in grado di ridurre in maniera significativa il rischio di intubazione, che rimane relativamente più basso, comunque un 30%, ma comunque pari a una popolazione ipossemica che non ha la RDS, mentre il rischio di intubazione aumenta e si raddoppia e triplica nelle forme di RDS moderato e severo. Quindi attenzione assolutamente al paziente gravemente ipossemico. La precocità dell'utilizzo della non invasiva viene fuori appunto in questo lavoro, laddove l'applicazione della ventilazione non invasiva in un gruppo di pazienti con RDS lieve, appunto con un PF tra 200 e 300, rispetto al gruppo trattato con ossigenoterapia, evidenzia una significativa riduzione appunto della necessità di intubazione. Quindi sicuramente può avere un ruolo, sia pur ricordando che il rischio di failure si aggira intorno al 30%, ma meglio molto precoce e comunque nella RDS lieve. Per quanto riguarda le CAP, anche se spesso non è proprio così facile fare una distinzione, soprattutto nel paziente che non è ventilato invasivamente, tra le CAP e la RDS, questo lavoro italiano mette in evidenza come in effetti l'applicazione di una CPAP attraverso il casco rispetto all'ossigenoterapia può ridurre in maniera molto importante il rischio di intubazione, come vedete dal 63% nel gruppo di controllo al 15%, e stiamo parlando di pazienti gravemente ipossemici. Un dato importante è importante sottolineare, e questo lo ribadirò ancora più avanti, che sono esclusi tutti i pazienti che avevano un concomitante shock. Quindi iniziamo a definire una popolazione. Perché questo? Perché tra i fattori di rischio più importanti del failure, ancora una volta e a maggior ragione in questa popolazione, esiste la problematica, diciamo, di base, quindi la presenza di una multi-organ failure o comunque di una patologia sistemica molto grave, la presenza di shock, quindi di una emodinamica instabile e, ancora una volta, come dicevo, comunque la presenza di una RDS moderato o severo sono fortemente predittivi di failure della ventilazione non invasiva. Esiste una categoria di pazienti, una sottopopolazione di pazienti che, pur andando incontro ad una polmonite comunitaria, sono in qualche modo favoriti e hanno una più alta percentuale di successo con la non invasiva, e sono i pazienti che hanno di base una patologia cronica. Cioè, rispetto alla lung failure pura, i pazienti che hanno già una patologia cronica di base, che può essere cardiaco respiratoria, e sviluppano una pump failure, rispondono meglio, con una percentuale di successo più elevata rispetto appunto ai pazienti ipossemici acuti. Come dicevamo prima, i criteri di selezione e la selezione dei pazienti da trattare è cruciale, e questo era già venuto era stato già evidenziato in un lavoro
uno dei lavori randomizzati più importanti, molto grossi, in cui si era andata ad arruolare pazienti con ARDS con PF inferiore a 200, quindi moderato severo, e pazienti che dovevano essere appunto randomizzati per un trattamento con la non invasiva oppure controllo. Come vedete, di 479 pazienti che rispondevano ai criteri di arruolamento, in realtà 332, quindi quasi il 70%, venivano già intubati come in prima linea, come prima scelta, prima della randomizzazione, e questo a causa della presenza di tutta una serie di problematiche che controindicano assolutamente l'utilizzo della ventilazione non invasiva, l'instabilità emodinamica, la presenza del coma, una attiva un sanguinamento attivo, sono delle condizioni che assolutamente controindicano l'utilizzo nella non invasiva. Di conseguenza venivano randomizzati solo il 30% di questi pazienti, quindi importante notare come pochissimi pazienti con insufficienza respiratoria ipossemica ARDS-CAP sono in realtà arruolabili e candidabili, e di questi il 46% comunque andava incontro a failure. Il failure avveniva in un tempo molto molto precoce, entro il 70% entro le 48 ore, e ciò che era evidente è che predittivo e fortemente predittivo del failure era il mancato incremento del rapporto PF entro un'ora. Quindi questo ci dice quanto sia importante monitorare nell'immediato il paziente che decidiamo di trattare con la non invasiva, ipossemico, trattato con la non invasiva, già ad un'ora l'andamento ci dice in che direzione potremo andare. E perché è importante monitorarlo e decidere di proseguire o di intubare questo paziente? Perché le conseguenze possono essere molto gravi. Questo è uno dei tanti lavori che ci fa vedere come, rispetto al paziente con insufficienza respiratoria ipercapnica che fallisce la NIMV, il paziente che ha invece un'insufficienza respiratoria ipossemica, de novo appunto, quindi normocapnica, che fallisce la NIMV ha un rischio di mortalità molto elevato, ed è molto più elevato, significativamente anche più elevato, di quello che avrebbe avuto se fosse stato intubato come prima scelta. Quindi attenzione alla scelta, selezione del paziente, monitoraggio precoce. Questa cosa è stata abbastanza recepita, perché in effetti le ultime survey, come vedete, questo è un lavoro che compara tre survey effettuate nel 97, 2002 e poi l'ultima 2010-2011, mette in evidenza come si sia significativamente ridotta l'applicazione della ventilazione non invasiva nel paziente ipossemico acuto. Ma la domanda che dobbiamo porci è capire per quale motivo questi pazienti vanno male. Beh, allora già con la ventilazione invasiva noi sappiamo che questi pazienti sono comunque esposti a un rischio di mortalità elevata, e che l'unico modo per ridurre significativamente la mortalità è cercare di ridurre il rischio del VILI, che sarebbe appunto il rischio di una lung injury indotta dal ventilatore. E tutto questo in ventilazione invasiva è possibile attraverso l'applicazione di una cosiddetta ventilazione protettiva, significa una ventilazione a bassi volumi, ad alta PIP, quindi per reclutare il più possibile le aree, come abbiamo visto in precedenza, le aree atelettasiche, e ad una bassa pressione di plateau, che è quella che correlava più di tutte con la mortalità. Questo in invasiva. Vediamo cosa succede in ventilazione non invasiva. Questo studio abbastanza recente del gruppo dei francesi fa vedere un dato molto interessante, che nei pazienti trattati per insufficienza ipossemica, respiratoria ipossemica acuta, i successi rispetto ai failure erano caratterizzati dall'utilizzo dal monitoraggio, più che utilizzo, di volumi espirati significativamente più bassi. Ed in particolare ciò che si è visto è che
pazienti che facevano dei volumi superiori a 9,5 ml pro chilo erano significativamente più esposti al rischio del failure. Quindi, più alti sono i volumi, più elevato è il rischio del failure della NIV. Ma è possibile controllare questi volumi durante ventilazione non invasiva? Assolutamente no, perché il volume corrente in non invasiva non dipende solo dalla pressione applicata, come in ventilazione invasiva, ma dobbiamo fondamentalmente tener conto del fatto che il paziente respira, il paziente è attivo e il paziente sviluppa, come vedete dalla pressione esofagea, sviluppa delle pressioni esofagee spesso anche molto importanti, degli sforzi importanti che si sommano alla pressione di supporto applicata, generando quindi dei volumi di difficile controllo. Quindi qui non si tratta solo di applicare più o meno pressione, si tratta di abbattere il più possibile lo sforzo del paziente. Chiunque abbia ventilato questi pazienti non invasiva sa bene che è una cosa molto complicata. Questo studio, pubblicato di recente su JAMA, è andato a vedere se l'utilizzo di un'interfaccia diversa dalla maschera facciale potesse migliorare l'outcome di questi pazienti. Questa diapositiva, giusto per far ancora ribadire il concetto che dei pazienti arruolabili, l'88% sono esclusi. Quindi, comunque sia, parliamo di una piccolissima nicchia di pazienti che possono essere trattati con la non invasiva. Ma di questi pazienti, andando a comparare il B-level utilizzato attraverso l'elmetto, il casco o rispetto alla maschera, il rischio di intubazione si riduce in maniera significativa con l'elmetto. Non solo, ma anche la durata dell'ospedalizzazione e la mortalità in ospedale e la mortalità a 90 giorni. Questo graficamente il Kaplan-Meier che fa vedere come effettivamente i pazienti trattati con elmetto hanno una mortalità sicuramente e significativamente più ridotta rispetto alla maschera facciale. Quale può essere il possibile motivo? Beh, se andiamo a vedere i setting, i pazienti trattati con l'elmetto sono quelli nei quali è possibile garantire il mantenimento di una PIP più elevata. Abbiamo visto che la PIP è una delle strategie ventilatorie più importanti per ridurre il rischio di VILI. E non solo, è possibile ottenere un'efficacia pari riducendo la pressione di supporto, e questo è un altro possibile concetto. Per cui le ipotesi che fanno gli autori sulla maggiore efficacia dell'elmetto è che probabilmente questo permette l'applicazione di una ventilazione protettiva attraverso una più alta PIP, una riduzione delle pressioni di supporto, e sicuramente rispetto alla maschera facciale è una ventilazione che può essere utilizzata più a lungo, perché anche l'intermittenza della ventilazione non invasiva in maschera è un problema in questi pazienti. Siamo per terminare, il lung injury a questo punto ci chiediamo, dipende solo dal volume corrente erogato, che quindi abbiamo capito non è facilmente controllabile in ventilazione non invasiva perché non dipende solo dalla pressione che viene erogata dal ventilatore, ma dipende anche dal sforzo generato dal paziente. In realtà questo è un altro dato che ci fa capire perché non funziona la ventilazione non invasiva o perché raramente funziona nel paziente con RDS. Uno dei principali determinanti del lung injury indotto dal ventilatore è lo stress polmonare, che è dovuto alla pressione transpolmonare. Che cos'è la pressione transpolmonare? È semplicemente la differenza tra la pressione nelle vie aeree e la pressione intratoracica. La pressione nelle vie aeree è la pressione applicata col ventilatore, quindi la pressione di supporto. La pressione intratoracica è quella che sviluppano i muscoli respiratori. Che cosa ne deriva? Che la pressione transpolmonare sarà tanto più elevata quanto più è alta la pressione di supporto applicata, ma sarà tanto più elevata anche quanto più alto lo sforzo generato dal paziente. Il paziente che tira tanto genera una pressione transpolmonare elevata, e questo è causa di stress polmonare. Quindi, per riassumere quest'ultimo aspetto, i principali limiti della ventilazione non invasiva e dell'applicazione, quindi la causa del failure nella RDS, è la difficoltà di mantenere una PIP elevata, soprattutto in maschera,
la difficoltà di controllare un volume corrente che non dipende solo dalla pressione applicata, abbiamo detto, ma anche dallo sforzo del paziente, che non sediamo, raramente sediamo, quindi molto importante considerare la sedazione, difficoltà ad abolire lo sforzo, quindi elevata pressione transpolmonare, difficoltà a mantenere una ventilazione continuativa che sarebbe indispensabile. E questo è il motivo, forse, per cui il trial che ha comparato l'ossigenoterapia alla ventilazione non invasiva, agli alti flussi, in questa popolazione di pazienti con PF inferiore a 300, ha messo in evidenza come il rischio di intubazione, soprattutto nei pazienti con PF più severo, quindi più compromessi, PF inferiore a 200, è significativamente più basso nei pazienti trattati con gli alti flussi di ossigeno, così come la sopravvivenza risulta essere significativamente più elevata nei pazienti trattati con gli alti flussi rispetto alla non invasiva, laddove tutti i problemi che abbiamo detto prima probabilmente sono la causa di vili e di conseguenza la causa di mortalità più elevata. Concludo quindi con i key points di quest'ultimo capitolo: la ventilazione non invasiva nell'insufficienza respiratoria acuto de novo non rappresenta assolutamente un gold standard. È necessaria un'accurata selezione del paziente da trattare. L'edema polmonare acuto, l'insufficienza respiratoria acuta post-chirurgica, sia chirurgia toracica che addominale, anche l'insufficienza respiratoria generata nei pazienti immunocompromessi, rappresentano le categorie con una più alta evidenza di successo della ventilazione non invasiva. Cautela, invece, è assolutamente richiesta nel trattamento dei pazienti con polmonite e ARDS. Il monitoraggio è obbligatorio, la rapida valutazione e rivalutazione, 1-2 ore al massimo, e la disponibilità rapida del passaggio all'intubazione è assolutamente indispensabile. Tra le varie interfacce, il casco potrebbe rappresentare la scelta più efficace. Gli alti flussi umidificati dei gas rappresentano lo stato attuale, la prima scelta, quindi anche rispetto alla ventilazione non invasiva, e dovrebbero essere introdotti molto precocemente, non appena si renda necessario l'utilizzo di un'ossigenoterapia con cannule nasali superiori anche ai 5 litri minuto. Chiudo lasciandovi delle indicazioni su almeno tre importanti pubblicazioni, tra queste appunto le guideline di recente pubblicazione sull'applicazione della ventilazione non invasiva nell'insufficienza respiratoria acuta. Vi ringrazio per l'attenzione.